your mouth, open your mind. Hocus pocus. La nuova stagione di Brasso i 90. In conduzione Marco, alla console, sempre il DJ Emanuele. E da questa stagione, in veste di disturbatrice, Sara. Tutti i sabati dalle 16 alle 17.30, solo su Radio Brown the Rock. Radio Brown the Rocks. Enjoy the club. 1, 2, 1, 2. Eddie Cochran, come on everybody, le 16.02 ad aprire la puntata di Brasso i 90 di sabato 6 novembre 2021. Benvenuti ragazzi, come va? Come state? Ci sei Sara? Mamma mia, quanto entusiasmo. Ma è bello essere qua, il DJ Emanuele è presissimo. Ci sono, sto molto cercando bello. Di sistemare un attimo i microfoni. Sì? Sì, magari dovresti attaccare il cavo del microfono, meno male, per meno farlo male. Sentire. Sì, direi che potrebbe essere assolutamente una cosa da farsi, ma la faremo. Intanto continuo io dicendovi ragazzi che io sono sempre quello più denigrato, poi in diretta succedono queste cose da parte della co-conduttrice di Brasso i 90. Quindi insomma, voglio dire, non è tutto oro quello che luccica, sono guardato male anche dagli ospiti, quindi è una bella cosa. Mi assento per collegare il cavo a Sara. Sì. Io mi assento e inizio. Assentati pure, io invece non mi assento, sono qui per voi e inizio a presentare quello che è la puntata di oggi. Allora, innanzitutto oggi sabato 6 novembre fuori il tempo è straordinario, il tempo ti invita ad uscire e in questo periodo così tra l'autunno e l'inverno, oltre che ad andare in langa, si può anche con una giornata come quella di oggi andare in montagna, perché credo sia assolutamente uno dei luoghi adatti con una giornata come oggi a una passeggiata semplice, ragazzi, nulla di più, perché io non sono assolutamente un sentiero. Immaginate un sentiero in montagna, un sentiero in montagna che ti fa fare un giro abbiamo collegato il microfono di Sara. Allora sì, volevamo solo capire se la connessione al microfono, al mio volume c'era. C'è, assolutamente. Cosa stavi dicendo? Stavo Marco? Dicendo che con una giornata come oggi, bellissima, con un sole così, ma non sarebbe bello andare a fare un giro in montagna, sai? Mamma mia, che meraviglia, sì. Anche tu sei, io so che tu sei una camminatrice, sei una che corre, si allena, è vero, sono tutte cose vere. Sì, esatto, sì, amo più correre però in pianura perché non sono proprio così allenata.
allenata per correre in montagna, quindi dislivello mi fa un po' paura. E noi oggi abbiamo delle persone qua, ospiti con noi, che potrebbero anche farti correre in questo sentiero di montagna, ma io direi di continuare di nuovo con la musica, con un pezzo straordinario dal 1992, Crazy Man. Loro sono i Blast, B-L-S-A-T. Questa, Brasso di 90. Crazy Man, le 16.07 sabato 6 novembre 2021. Ci siamo, ragazzi, la diretta del sabato pomeriggio di Radio Brown The Rocks, con degli ospiti inerenti a quello che è l'ambiente della montagna, la montagna, le passeggiate in montagna, in questo caso per una cosa bella che adesso inizieremo a conoscere, sia gli ospiti che intanto sono si intrattengono nel fare delle fotografie, nel guardarsi intorno, perché sono qui vicino a noi ed è bello avere, sì, finalmente, e fanno una gran fatica tra l'altro a fare queste foto perché il tuo naso è sempre in mezzo. Va bene, grazie Sara. Allora, diamo il benvenuto a Radio Brown The Rocks a Mario, che è qua alla mia destra, e a Daniela, che è anche sempre alla mia destra. Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno. Allora, ragazzi, io voglio iniziare da lontano chiedendovi una cosa. L'inizio della vostra passione per la montagna. Mario, lo chiedo prima a te. Beh, la mia passione della montagna risale a parecchi anni fa, nel senso che direi da sempre mi piaceva andare in montagna, a camminare. Hai fatto l'alpino?
Non ho fatto l'alpino, però insomma ci sono andato molto in montagna e ci vado tuttora molto. Ok, e per te Daniela? Per me la passione è, diciamo, nata con il gruppo che frequento, gli amici di Carlin, perché diversamente non sono mai andata da sola in montagna diversamente, quindi mi sono un po' appassionata tramite loro. Sono una sportiva, veramente una schiappa. No. Allora Daniela ti chiede solo di avvicinarti di più al microfono. Ok. Ok, allora, oh ragazzi, è la prima esperienza radiofonica. Beh, del resto, esatto. Ci sta, Sara non è ancora capace adesso. Esatto, ma sì, anche perché voglio dire, andassi in montagna, ecco, io lì sarei impacciata, quindi magari tu mi spiegheresti, no, guarda il piede, mettilo lì, non metterlo là, scendi così, cioè, quindi c'è tutto un rituale che io non conosco. Il piede mettilo in quella protuberanza a forma di gnu, il nido di chiurlo. turnicati. Allora, Daniela, tu mi hai parlato di una cosa, hai detto che tu fai parte di un'associazione, giusto? Sì, esatto. Mi vuoi parlare di questa associazione che si chiama Gli Amici di Carlin, così? Diciamo che un gruppo di amici si è ritrovato in seguito alla perdita di un loro caro amico a mangiare, per la verità, un sacco di pizze e ad organizzare camminate in montagna piuttosto che trail nei boschi di Pocapaglia, tornei di calcetto sempre a Pocapaglia. Cerchiamo di essere abbastanza attivi per appunto tenere questa persona cara nel cuore e parlare ogni tanto di lui. Quando ci troviamo il discorso viene abbastanza spontaneo. Quindi 6 anni fa è nata questa associazione, ci siamo aggregati, l'associazione è anche riconosciuta adesso dalla regione perché ci siamo associati con un gruppo di Cervasca. Ok. Che si chiama la Libertà Oltre la Breccia. Poi Mario ci spiegherà il significato di questa bellissima frase della Libertà Oltre la Breccia. E quindi abbiamo cominciato tutti questi progetti insieme, tra cui addirittura arrivare a inaugurare ben 2 sentieri in montagna, uno intitolato Carlin e l'altro intitolato Gioele. Quindi diciamo, da un gruppo di amici che si trovava a mangiare delle pizze, alla fine abbiamo raggiunto dei traguardi veramente impensabili, direi. Fantastico. Per conto mio. Fantastico. E Mario, anche tu sei uno dei precursori di tutto quanto, immagino. Certamente, direi. Io abbiamo iniziato assieme questo percorso per un motivo molto semplice, perché è un fatto di cronaca. Praticamente il 20 agosto del 2015 io ero andato con mia figlia Miriam e questo amico Carlin a fare una ferrata, la ferrata degli Alpini del Monte Oronaie, e dopo che eravamo discesi dalla ferrata e stavamo tornando verso la macchina, purtroppo Carlin si è inciampato e è ruzzolato giù sulla montagna e praticamente ha subito delle lesioni tali per cui è mancato. Ok. Allora diciamo che era capitato in un modo tragico, per cui è intervenuto l'elicottero, lui è stato portato al cimitero di Cuneo e lì abbiamo passato 3 o 4 giorni in attesa del funerale, parlando col papà, essendo vicini al papà che si chiama Matteo, per così passare questo tempo accanto a lui. E proprio il papà aveva detto una frase che mi aveva colpito molto, che è questa, che dice: nessuno muore veramente finché vive nel cuore di chi resta. Lì è nata l'idea di cercare di fare un qualcosa per ricordare Carlin, e tutte le cose che ha ricordato Daniela, le pizze mangiate assieme, il torneo, sono state fatte in quest'ottica, per cercare di stare assieme come saremmo stati se ci fosse Carlin, e Carlin noi lo sentiamo sempre vicino a noi. Bene, una sorta di aggregazione come la musica. Esattamente. Una sorta di aggregazione come la musica. Andiamo col prossimo pezzo di oggi, poi continuiamo questa chiacchierata con gli amici di Carlin, ospiti a Brasso di 90. Il prossimo pezzo di quest'oggi, Sara, lo lascio presentare a te. Allora, il prossimo pezzo che il DJ Emanuele ha già lanciato è Follow You degli Imagine Dragons. Oh,
enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it, I could fix it for you. But instead I guys, we have like 10 more songs. Oh no, man, we don't want to hear anything else. Yeah, let's get out of here before they play Radioactive. Oh yeah. Now, you didn't pay them, did you? I mean, not yet. Radio Brown the Rocks si rientra ai microfoni per continuare la nostra chiacchierata con i nostri ospiti di oggi, i nostri ospiti speciali che ci parlano di un'iniziativa altrettanto speciale in ricordo di persone che sono state speciali, che sono ancora speciali, che vivono nei loro cuori. E Daniela, quindi ci stavi raccontando appunto tutte queste cose che avete fatto, le pizze che avete mangiato. Sì, io sono l'addetta alla prenotazione della pizzeria, che ha un ruolo importantissimo, perché fondamentale. Sì, sono anche l'unica donna del gruppo. E quindi ho vinto questo compito. Voilà, esatto. Sei tu che fai gli onori di casa. Devo assolutamente soddisfare questi uomini che tra l'altro sono anche a volte un po' capricciosi, quindi certi posti non vanno bene, non sembra, ma capricciosi. Mamma mia, come sei impegnativo, cioè. Sì. E poi capricciosi dicono alle donne. Capricciosi è un termine da sabato pomeriggio, ecco. Io, come dire, avrei più giù detto rompi noni, quello. Hai visto come la modifica del DJ Emanuele, hai quando visto? Dici le parolacce si abbassano, voilà, il microfono. È immediata. Straordinario, bravissimo il DJ Emanuele. Grazie Emanuele, grandissimo. Perché in settimana gli ho detto, guarda, quando Sara dice le parolacce, schiaccia il pulsante. Metti un sistema che abbassi il volume. Allora, quanto è stato difficile, Mario, organizzare il tutto, iniziare a interessarsi per far sì che si arrivasse ai permessi e tutto quanto per creare questo percorso? Ma diciamo che è stato un percorso lungo e travagliato, anche perché ci siamo dovuti rivolgere al sindaco del comune di Acceglio. Anche perché ricordiamo siamo in Valmaira, giusto? In Valmaira, esattamente. E dopo che avevamo più o meno combinato tutto quanto con lui, ci sono state le elezioni, ovviamente è cambiato il sindaco. Ok. E quindi praticamente siamo ripartiti da capo quasi. In ogni caso, il sindaco con cui abbiamo parlato, che è Enrico Colombo, quando gli abbiamo parlato del nostro progetto ci ha consigliato di metterci in contatto con altre persone che avevano dei progetti simili al nostro, di modo che creare una joint venture, esattamente, per creare, diciamo così, per metterci assieme e quindi collaborare nella realizzazione di questo progetto. È stato in questo modo che abbiamo conosciuto Massimo Dutto, che aveva appena creato un'associazione in ricordo del figlio Gioele, che era un ragazzo di 20 anni che era scomparso nel 2016 scendendo con gli sci dal nord del Viso,
Questa associazione si chiama La Libertà Oltre la Breccia. Allora ci siamo conosciuti, abbiamo capito che gli obiettivi che avevano loro coincidevano con i nostri e abbiamo aderito, un gruppo di amici, Daniela, altri amici di Carlin che lavoravano con lui e col quale facciamo queste famose pizze, abbiamo aderito a questa associazione e insieme abbiamo presentato i progetti che sono stati esaminati prima dal comune e poi dalla regione. Diciamo, dopo un percorso piuttosto lungo, quest'anno siamo riusciti a realizzare questi due sentieri, uno intitolato Carlin e uno intitolato Gioele. Esatto, voi in barba le lungaggini di queste burocrazie tipicamente italiane ce l'avete fatta, avete finalmente realizzato il vostro sogno e così appunto Gioele e Carlin continuano a camminare insieme a voi. Ma posso chiedere una cosa? In tutto questo io sono convinto, anzi sono sicuro e convinto, non solo convinto ma sicuro e convinto, che Daniela non sia soltanto l'addetta alle pizze. È vero Daniela? Io sono convinto che anche tu abbia avuto modo di, conoscendoti, ma ovvio che sì, cioè comunque alla fine è una donna, e poi sapendo che cioè, è chiaro, sapendo cioè, è che è una donna utile. Ogni elemento è fondamentale, direi. Ogni elemento di un'associazione, diciamo, che svolge la propria parte, chi aggregante, chi lanciando un'idea, chi magari coinvolgendo, a volte spronando. Il capogruppo comunque rimane sempre Mario, perché lui è il nostro frontman, assolutamente. Cerchiamo voilà, come Steve Tyler degli Aerosmith, Mario. Mario, esatto. Sì. Vabbè. In questa versione molto rock, sì, che ci accompagna in questo cammino che è stato veramente molto molto interessante, appunto per tutta una serie di questioni, a partire dalla burocrazia, a partire dal non lo so, dal conoscere queste altre persone dell'associazione La Libertà Oltre la Breccia, che quindi si condividevano delle idee, dei progetti, perché non sono ancora finiti qua, il prossimo sarà quello di cercare di costruire un bivacco sempre in montagna, quindi diciamo le nostre idee non sono ancora finite. Bene, bene, ma assolutamente, e non finiranno mai secondo il mio punto di vista, proprio perché hanno come comune denominatore il fatto di avere una persona nel cuore e quindi anche negli intenti, perché se tu hai qualcosa nel cuore ce l'hai anche negli intenti, vero Sara? Assolutamente sì, e comunque accomuna queste persone anche l'entusiasmo, la passione, perché è la passione che muove tutto. Assolutamente, assolutamente. Bene, che dite? Ci ascoltiamo il prossimo brano? Ora DJ Manuel, com'è? Mettiamo un po' di musica. DJ Manuel oggi sono non ha ancora sto ascoltando. Non ha ancora parlato. No, perché comunque io mi devo dedicare alla regia, quindi lascio condurre i conduttori. Com'è rapito da questo pezzo che ci faceva la base, questo pezzo degli House of Pain, Jump Around. 1991 anche questo. Sono passati 30 anni, ma vi rendete solo conto? Vabbè, adesso non andiamo a specificare quanto tempo è passato da quegli anni. Ma correva veramente l'anno 1991. Adesso andiamo comunque col prossimo pezzo. Gli Sister Sister sono qui che ci vogliono fare ballare un po'. Quindi ragazzi, sul volume. Don't Feel Like Dancing. Yes.
Sister Sister, Don't Feel Like Dancing, le 16:27, sabato 6 novembre 2021. La diretta di Brasso di 90 continua fino alle 18. C'è Marco, c'è Sara, c'è il DJ Emanuele, ci siamo tutti. E ci sono anche degli ospiti. Se vi siete messi in collegamento solo adesso, gli ospiti che abbiamo qui quest'oggi con noi appartengono a un'associazione, l'associazione Amici di Carlin, e non solo, anche Oltre la Breccia, giusto? La libertà Oltre la Breccia, scusatemi, io con i neologismi e con l'italiano ho un po' di problemi. E tra l'altro è anche bello vedere la co-conduttrice che si fa gli affaracci suoi con il telefono. Allora, è bellissimo. Io sono l'addetta ai social, se non mi occupassi io dei social, cioè veramente nessuno saprebbe che noi esistiamo, caro il mio Marco Cero. Allora forse quindi questa io stavo in realtà ti sta facendo la paternale. Sembravo distratta, ma in realtà io stavo lavorando per noi. Forse questa è la prima cosa sensata che ti sento dire dopo 4 mesi. Quindi voglio dire, non è male. Dopo 4 mesi vuol dire che comunque prima di cose sensate noi detto, perché noi ci conosciamo da illo tempore, da molto di più. Esatto. Quindi, esatto. E tra l'altro, considerato la pausa estiva, quindi volevo dirlo io, la pausa estiva in mezzo, quindi insomma. E d'estate, tra l'altro, c'è chi va al mare, ma chi va in montagna. Perché in montagna si sta meglio, fa più fresco, un po' più tranquillo. E in montagna si vanno a fare le passeggiate. Si vanno a fare le passeggiate in questo sentiero, Mario, il nostro ospite, dedicato a Carlin. Come hai conosciuto Carlin? Allora, Carlin io l'ho conosciuta circa 15 anni fa e il motivo è stata la passione per la montagna. Anzi, per me era praticamente una delle prime volte che io andavo a fare una via ferrata. Carlin faceva via ferrate, per quello che ne so, da tantissimi anni. Eravamo andati assieme ad un altro comune amico, un certo Sergio Don Francesco di Pocapagna, a fare la via ferrata delle Bocchette sulle Dolomiti. Sì. Era stato un periodo di 3 o 4 giorni dove avevamo fatto delle ferrate molto belle e in quell'occasione siamo diventati amici, abbiamo iniziato a frequentarci per andare in montagna e per fare delle cose assieme, diciamo. E lì dovresti essere vicino alle tre cime di Lavaredo, giusto? Che sono dei posti straordinari. Sbaglio o... Eravamo nelle Dolomiti del Brenta, che sono sono prima un po' più vicino a noi, okay. E non proprio in quella zona. Comunque sono sempre Dolomiti, diciamo. E tu, Daniela, come hai conosciuto Carlin? Io Carlin l'ho conosciuto, per la verità, tantissimi anni fa, perché il mio ex fidanzato giocava a calcio con lui e quindi avevamo cominciato, ovviamente io mangio sempre, quindi con delle cene calcistiche. Tu pensi comunque a volte gli ex sono anche utili, cioè incredibilmente questo ex ti ha portato a conoscere delle belle persone. Sara è entrata in radio per un ex, per dire così. Ma proprio no. Vedi dove ti porta. Proprio no, Ceo. E poi approfondiamo il discorso fuori onda. Assolutamente. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, questo pomeriggio credo che non uscirò sano da qua dentro. Non credo. Ma andiamo avanti, Daniela, continua a raccontarci. Sì, esatto. Poi l'ho ritrovato di nuovo come collega in Abet Laminati, dove lui faceva il carrellista e sì, era nell'ufficio di fianco al mio. Per cui abbiamo continuato a mantenere l'amicizia negli anni, con la pausa caffè piuttosto che con le chiacchierate prima o dopo l'ingresso in azienda. Mi ha seguito in diverse cose, tra cui anche aiutarmi ad organizzare anni fa dei mercatini delle pulci. Sì, esatto, quindi siamo stati amici per una vita, una persona cara che ti rimane nel cuore comunque sempre, anche a distanza di anni quando non c'è più, ma te lo riempie comunque. Devo dire la verità, scusami, ti ho interrotta un attimo, devo dire la verità, io Carlin lo conoscevo anche personalmente, non da poco, era un amico, un collega, un primo collega con la quale ho avuto modo di lavorare per parecchi anni. Oltre che essere anche un amico di mio padre, quindi è una persona che, come dire, anche nel mio cuore ha avuto un grande risalto e ha ancora un grande posto. Quindi insomma c'è stata questi sbattimenti che hanno avuto modo di portare poi alla creazione di questa via, che è una via, mi dicevi Mario, è una via ferrata, questa che avete, no, è una via dove, allora, posso andare anch'io, che avevamo fatto noi era una via ferrata.
Il sentiero Carling è invece un sentiero che è percorribile da tutti e che abbiamo scelto. Allora ce la possiamo fare anche noi, sì, Marco? Certamente. Dai, guarda Sara, se vado io ci possono andare tutti. Ma no, ma credo che tu sia più sia più brava di me. Comunque, dai, allora allora faremo questo percorso. La domanda per Mario non era a caso perché mi piacerebbe veramente andarci, giuro. Certamente. Allora, abbiamo scelto questo sentiero dedicato a Carling su dei percorsi che siano facili, perché secondo me sono facili, percorribili da tutti, che non presentano pericoli, che non presentano tratti esposti e che quindi sono per quelli che a livello CAE vengono dedicati agli escursionisti. Oh, quale potrei essere io? Via. Esattamente. Bene. Ecco, dai Marco, vai a farti una bella escursione. Grazie, dai, grazie. Parti adesso, vai. In realtà la frase non era questa, ma va bene. Prego Mario. No, stavo dicendo, visto che parleremo poi anche del sentiero Gioele, vorrei precisare che invece il sentiero Gioele è un sentiero, anche quello d'anello, leggermente più corto, però che ha delle caratteristiche che viene, per cui viene dedicato agli escursionisti esperti, okay, perché ha dei tratti che sono un po' più tecnici, un pochettino più difficili, presenta dei tratti esposti, per cui richiede una capacità, un'abilità maggiore rispetto al sentiero Carling. Ok, perfetto, questo è quindi giusto, è giusto che venga detto, questo e è assolutamente, che venga risaputo. È assolutamente giusto che tu l'abbia detto, perché anche chi ci sta ascoltando sicuramente sarà interessato come il sottoscritto. Esatto. Amici che ci state ascoltando, voi siete per il sentiero Carlin o per il sentiero Gioele? Cioè voi quale potreste fare? Allora io alzo la mano per il sentiero Carlin, perché è quello più facile, è quello così un po' per tutti. Assolutamente, okay, anche io come primo step, magari poi col secondo step vado anche a fare un giro sul sentiero Gioele. Così diventiamo bravi, andiamo a fare il percorso Gioele. Assolutamente. 16:34 in questo istante continua la musica qui da Radio Brano de Rocks con Brasso di 90, la diretta fino alle 18 con gli ospiti legati a questi percorsi in montagna e con la quale stiamo, come dire, intavolando uno straordinario, un bellissimo discorso legato all'amicizia e ai sentimenti che vanno anche nel lato dell'amicizia, ma con l'amore. Quindi insomma, noi abbiamo l'amore per la musica, abbiamo l'amore per le belle cose quali ci stanno narrando i nostri ospiti Mario e Daniela, e adesso andiamo con la musica. Vai DJ Emanuel. Caribo ciambo buona, Leo giù a cale sana. Caribo buona, Leo giù a cale sana. A sante sana, Icio, a sante sana. Chiesho la papana, papana giù a cale sana. Olele, olele, maliba magasì. Olele, olele, maliba magasì. Luca, a sante sana, Icio. Adesso shock, al rientro da uno spot, abiti dentro a una favela, finita l'era di Eldorado, nel piano B tu non sei convocato. E canta d'amore la radio, amore per chi le rockstar vestono chic, e il vetro è sempre più oscurato. Niente paura, qui va tutto bene. È in onda Radio Conga, dal centro della giungla. C'è qualcuno là sopra. No vittoria, ma vana gloria. And the party's over. Olele, olele, maliba magasì. Olele, olele, maliba magasì. Sopra sto mondo desperato, che nel dorado sei quello che hai, ma non ti basta mai. Ciao.
sicura con gli idranti. Qualcuno muore, pazienza siamo in tanti. Tragico errore, spariscono le prove. E la prigione solo per chi ruba polli. Lavoro nero, pagato con denaro nero. Nera la rabbia, nera la stagione. Nera la fame, nera la rivoluzione. L'Africa nera è solo a quattro passi da qui. Rumore nero, sicura con il bianco. Cura la bamba come l'aspirina. E balla di bamba pure la velina. Icona d'ossa, pelle silicone. Il calciatore dice che il pallone è tondo. Il presidente giura di cambiare il mondo. Nessun futuro, nel mio futuro. Nessun futuro, nessun futuro, nessun futuro, nessun futuro, nessun futuro. Su Radio Conga, dal centro della giungla. Negrita, Radio Conga, 16.38, sabato 6 novembre 2021, la diretta di Bra sui 90, dai microfoni di Radio Bra on the Rocks. Sara, adesso hai visto che abbiamo cambiato gli ospiti? Esatto, sì, abbiamo cambiato gli ospiti. Gli ospiti. Daniela se n'è andata, non è vero, non se n'è andata, però si è allontanata dal microfono, perché adesso al microfono abbiamo... Non mi ricordo più il tuo nome. Giacomo. Scusami, abbiamo Giacomo. Allora Giacomo, anche tu sei in questa associazione, immagino. Sì. E anche a te voglio chiedere qual era il tuo rapporto che ti legava a Carlin. Allora, con Carlin l'ho incontrato al lavoro. Ok. Da 25 anni. Bellissima persona, grandissimo amico negli anni. Ok. Abbiamo fatto diverse camminate, anche se Carlin aveva un passo particolare, diciamo. Che via. Cosa vuol dire passo particolare? Praticamente di corsa. Oh mamma mia. Cioè, quindi era veramente difficile, difficile starci dietro. Cioè, andavi a camminare con lui tutte le volte, ci arrivavi con la lingua per terra. Proprio. Difficile starci dietro, però veniva anche bello perché lui non si offendeva, ti aspettava, ecco. Andava avanti e indietro. Così diceva, via. Lui intanto andava e tornava e tu arrivavi. Okay. Ci sono state diverse occasioni, Sara, dove io e te abbiamo camminato. Questo per farti capire, abbiamo camminato insieme con Emanuele quando magari andiamo a prendere un caffè piuttosto che. E vi lamentate del fatto che io cammini abbastanza veloce. Sì, sì, bene. Esatto. No, infatti, solitamente quando passeggiamo così con Marco, io vedo sempre il lato B di Marco, no? Perché lui è sempre. Perché io, tra l'altro, ho già un bel passo, ma cioè proprio Marco vola. Bene, Carlin. Era un passo oltre a me, un passo oltre a me. Io lo ricordo le occasioni in cui ho avuto modo di lavorarci insieme. Era una scheggia di mortaio, una roba. Ma non un passo dinoccolato, eh. Quello che mi ricordo è che aveva un passo stabile, fermo. E non dinoccolato, magari con un'andatura un po'. No. Sì, era, sì. Era un binario. Un po' ciondolante, non lo era. Assolutamente proprio no. Era lì. Lui cioè andava. Era il suo passo. Esatto, ma anche tu, Giacomo, sei appassionato di montagna? Lo eri già? Hai fatto l'alpino? Ho fatto l'alpino. Ah, vedi. Comunque, vedi. Appassionato di montagna, sì, ma anche di cammini. Ok. Però con altre andature, quindi. Vabbè, giustamente. Certo. Però la montagna appassiona abbastanza come. Sì, 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 sì. Come cammino. E allora sovente nel tempo libero che è la nostra passione, via. Ma che bello! E dedicarsi così per il ricordo di un amico che io lo consideravo sempre matto, però preciso. E me lo. E me lo hai anche scandito, matto. Sì. Okay. Ed ci sta, E ci sta anche come te, ma matto nel termine bello della parola. Nel senso buono del termine, assolutamente. Proprio, Ma certo, perché comunque nella vita serve un po' di pazzia, sì. No? Cioè, e quindi probabilmente lui aveva questa scintilla di pazzia che gli ha fatto fare grandi cose. Se posso a questo proposito dire una cosa che secondo me è incredibile. Allora, prego. Carlin era anche un maratoneta.
ero stato io a convincerlo una decina di anni fa a fare la sua prima maratona e poi a continuare, e andavamo a allenarci assieme. Ovviamente lui andava molto più veloce, mi aspettava sempre. Comunque, a proposito di quella che io considero una pazzia, è che lui ha fatto più volte, faceva la maratona sul tapis roulant. Mamma mia. Avete presente cosa vuol dire? Mamma mia. 42 km sul 500 metri. Ed è riuscita a farla in meno di 3 ore qui al meeting. Poi hanno cambiato il tapis, l'hanno buttato via praticamente. L'hanno buttato via quel tapis. Era, ecco, questa Mario ti ringrazio perché non è una cosa unica, ecco. Questa veramente. Io non ho mai conosciuto nessuno che, cioè, io sul tapis roulant resisto un'ora, poi mi sparo e mi butto giù. No, esatto. Poi anche proprio la resistenza, la costanza di stare lì su tapis, cioè su questo tapis che comunque sei sempre lì, che corri, sì, no? Sì. Come un criceto nella gabbia. Sì, cioè, in effetti. Un altro, quando uno corre, vede comunque dei paesaggi diversi, no? Voi che camminate in montagna lo fate anche perché, certo, ammirate dei paesaggi meravigliosi. Non devi sempre vedere il muro davanti. Esatto. Invece sei lì su sotapì che corri e non vai avanti, sì, no? Sì. Vabbè, magari però con delle immagini, la televisione piuttosto che film. Ci vuole il caschetto 3D con le immagini e tutto. No, vabbè, comunque a fare la maratona ne vedi 3 di film. Sì, esatto. Assolutamente. Grande Carlin, ti salutiamo e ti abbracciamo. Invece, esatto, Mario, per quanto riguarda il percorso di Gioele, mi hai detto che tu sei entrato in contatto con i genitori di Gioele, che sì, nel 2016 hanno avuto questo lutto, hanno subito questo lutto, e poi si sono anche loro interessati a cercare di creare un percorso che potesse ricordarlo in qualche modo. Quindi c'è stata questa vostra joint venture. Posso chiederti come ti sono sembrati i genitori di Gioele? Che persone sono? Che tra l'altro salutiamo perché li sappiamo sicuramente in ascolto. Sì, ma allora io li ho conosciuti su indicazione, li abbiamo conosciuti, perché poi non solo io ma tutti gli altri amici qui presenti, li abbiamo conosciuti su indicazione del sindaco di Acceglio, proprio perché avevano dei progetti che erano simili ai nostri. E mi ha colpito la loro motivazione, cioè sì, il motivo per cui avevano intenzione di fare, realizzare questi progetti. E due, la disponibilità, la serietà con cui hanno fatto questa associazione, come la gestiscono, come la gestivano e la gestiscono, e la professionalità, quasi direi, nel fare queste cose, per cui abbiamo aderito molto volentieri e assieme abbiamo iniziato questo percorso, che è stato un percorso lungo perché purtroppo la burocrazia, le lungaggini sono state molte e ci hanno così richiesto molto tempo per arrivare a qualche risultato. Però sono assolutamente convinto che da, passatemi il termine, neofiti nel campo della burocrazia vi siate cementati, perché oltre che per uno stesso obiettivo, avevate anche l'apporto, il supporto uno dell'altro, uno con l'altro, per cercare di andare avanti, e quindi non vi guardavate soltanto in faccia, ma bensì guardavate entrambi stesso obiettivo. Esatto, verso la stessa e soprattutto direzione. Collaboravamo, nel senso che abbiamo unito le nostre forze per quello che poteva essere possibile, ad esempio per la realizzazione del sentiero Gioele. Siamo andati diverse volte in montagna a lavorare, soprattutto Giacomo, gli altri, Lorenzo, Andrea, eccetera. Ci sono delle storie da raccontare su questa realizzazione, tipo l'intervento delle mule, eccetera, per portare sui pali. Beh, sì, perché poi bisogna proprio anche prepararlo fisicamente, materialmente, questo percorso, perché non è che così, facciamo il percorso così, fatto, a pallina, fatto in 10 minuti. Ma infatti Giacomo, comunque le manone di Giacomo sono ci danno la misura di quanto lui abbia lavorato a fare questo percorso. Era veramente quello che volevo dire. Adesso un po' di musica. Rockefeller Sank, Fatboy Slim. We'll be right back.
brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother. Funk soul brother. Skank, 16:52, sabato 6 novembre 2021, la diretta di Brasso di 90 con Marco e con Sara e il DJ Emanuele, che oggi parla poco perché è tutto concentrone a regolare i volumi. Concentrone.
che fa rima, il termine esatto è non fa rima con niente, che fa rima con niente, che fa rima, che fa rima con Marcuceo. Grazie Sara, anche io ti voglio molto bene, come molto bene voglio al prossimo ospite a cui do il benvenuto su Radio Brown The Rocks. Andrea è qui con noi. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Ti chiedo di avvicinarti un po' al microfono. Andrea, tipo così... avvicinati al microfono, che così sentiamo la tua bellissima voce. E ti faccio intervistare da Sara, perché così almeno me ne sto un po' tranquillo a guardare le capacità dell'intervista. Vai, vai Ceo, vai a prenderti un caffè lungo, dai, vai a prenderti un caffè lungo a Parigi. Bene, 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 vado. Ciao. Allora, ciao Andrea. Ciao. Intanto benvenuto qui ai microfoni di Radio Brown The Rocks. Grazie. E, bene, quindi raccontaci un po' quello che è stato il tuo ruolo all'interno di questo gruppo che ha creato questi due percorsi, questi due sentieri, la tua passione per la montagna. Raccontaci la passione della montagna te. È nata già tantissimi anni fa, che con un'altra compagnia ogni tanto i weekend liberi andavamo a camminare in montagna. Poi ho conosciuto Carlin sul lavoro, come Giacomo, che lavoravamo insieme in Abetaminati, e purtroppo dopo la disavventura hanno deciso di fare un qualcosa per ricordarlo sempre, e ho partecipato, diciamo, manualmente. Ecco, benissimo, quindi tu fammi vedere le mani. No. Ecco, ok, guardiamo le manone di Andrea, che comunque non sono come quelle di Giacomo. No, sicuramente no. Però comunque promettono bene anche loro. Sei stato quindi più il braccio rispetto che la sì, mente. Sì, decisamente, anche se Giacomo è decisamente più forte di me. Vabbè, sì, ma comunque... quello fuori di dubbio. Ma comunque intanto tu hai due mani, due braccia forti, quindi servono. La voglia di fare. La voglia di fare. Sta. Esatto. Sentiero di Carlin è stato forse un po' più facile, perché sono pezzi di sentieri già dedicati a altre persone, così. Ok. E noi abbiamo fatto un percorso ad anello, aiutati da Mario, che lui conosce tutti i punti strategici, e abbiamo solo aggiunto poi il logo per indicare il nostro percorso, il percorso Carlin. Ecco. Ma appunto il logo, perché tu sei stato un po' l'ideatore, il creatore di questo logo? Beh, non proprio, è ancora un altro ex collega che lui è in pensione. Ancora un altro? Che ok, perché sentivo prima Daniela che lui, diceva vai Andrea, parla del logo. Lui. E invece... ecco, bello questo logo, ma fantastico, un logo praticamente è un moschettone con poi nome... all'interno appunto questa vetta e poi la scritta Carlin. Esatto, e poi c'è anche il nome dell'associazione Libertà Auta Breccia. Ecco, io sono cieca, scusate. Sì. E dentro appunto c'è il nome dell'associazione NER, ma bellissimo, esatto. Ma fantastico, bravi. E il sentiero Gioele invece, purtroppo però l'abbiamo fatto volentieri, abbiamo dovuto andare due o tre weekend a picconare un po' per riuscire a fare un tracciato che facesse anche l'anello. Ed è stato partenza arrivo. Ed è stato quindi più mi rivolgo sia a Giacomo che a te Andrea, è stato letteralmente più uno scavare, un mettere dei palucchi di riferimento, dei pali di riferimento. Quello di Carlin, come ha detto Andrea, era già abbastanza tracciato, perché diversi sentieri erano già intitolati ad altre persone, quindi abbiamo solo fatto un ricongiungimento di tutto l'anello. Okay. E quindi abbiamo applicato solamente i loghi rossi, moschettone rosso, sui pali già esistenti. Okay. Quello di Gioele purtroppo c'erano delle tracce di sentiero che passando il tempo si sono perse, sì. E Massimo ha voluto recuperarle, che è il papà di Gioele, ha voluto recuperarle, e quindi c'è stato un lavoro di diverse settimane, i weekend più che altro, una decina, 12 persone dell'associazione, volontari, amici, ok. Siamo andati su e abbiamo ripristinato quei sentieri lì. Quindi è stato per metterli leggermente più in sicurezza. Esatto. Quindi è stato sia un lavoro di creazione che di ripristino di tracciati già esistenti. Esatto. Sì. Poi dopo fatto sto tracciato lì, sì, automaticamente abbiamo dovuto mettere i pali perché non c'erano.
in punti più, chiamiamoli, impervi. Abbiamo fatto degli ometti con delle pietre per naturalmente fare da segnavia. Ok. E poi ringraziamo due mule. Sarà stato facilissimo, gli scommetti. Sì, un divertimento. Mamma mia. Una cosa alternativa per passare il weekend. Quante parolacce avrete detto, eh? No. Tra una micconata e l'altra. Anche, sì, sì, perché ogni tanto scappavo. Siamo sinceri che... E poi abbiamo... Niente, queste due mule che con la loro forza ci hanno aiutato a portare sti pali fino in vetta. Ok. E poi qualcuno ha anche avuto un po' una disavventura, però è andata bene così. Ma ce la racconti dopo. Adesso andiamo con il prossimo brano di quest'oggi, perché a me questo discorso qua mi interessa veramente tanto. Sapere veramente la tecnica con la quale avete realizzato questi due percorsi. 16:58, sabato 6 novembre 2021. Ragazzi, Brasso i 90, dai microfoni di Radio Brando Rox. Andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi, quindi lascio completo spazio al DJ Emanuel. Sul volume! Put online, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more strength to keep on fighting. Hanging out to hear the ring. All I get is a machine. After all the world has seen, I got my heart's in the machine. You can just put on. So I got some peace of mind. Dalla colonna sonora di uno dei film più belli che ho visto negli ultimi 10 anni, Il Divo, abbiamo Cassius con un pezzo veramente bello, quello che faceva la colonna sonora di questo film. Sara, l'hai visto tu quel film? No, non l'ho visto. Devi guardarlo. L'ho visto. Il Divo è quello che appunto parla della vita di Giulio Andreotti. Esatto, ovviamente esatto. Regia del mitico sorrentino, interpretato dall'altrettanto grandissimo Tony Servillo. Bravissima. No, ti ho detto di nome, in realtà sì, l'ho visto, non l'avevo visto al cinema, ma l'ho visto in televisione, l'avevo visto poi in TV. Allora, io voglio tornare a pie pari con i nostri due ospiti dell'associazione Gli Amici di Carlin. Siamo con Andrea e con Giacomo, che ci stavano raccontando sostanzialmente quello che è stata la costruzione e la manutenzione di questi percorsi, di questo percorso che avete creato. Eravamo rimasti a un episodio con delle mule, mi pare di ricordare. Vero? Ce lo vuoi raccontare, Andrea? Niente, c'è sto Luciano di Chiusapesio che ha delle mule che d'estate, periodo estivo, rifornisce rifugi in montagna. Ok.
E allora Massimo si è rivolto a lui per portare su tutti sti pali a mano, cioè, per tanta buona volontà, ma restava troppo difficile. Okay. E niente, messo sti pali su ste mule, poco per volta scaricati lungo il percorso. Sì. E purtroppo io non ce l'ho fatta. C'è stato, un crollo più. Una defezione. Esatto, c'è stata una defezione. Ma cosa ti è successo, Andrea? Nonostante cosa vuol dire che tu non ce l'hai fatta? Una mula gentilissima si è presa il mio zaino. Sì? E. Bah, sarà la stanchezza, sarà che non ho mangiato lungo il percorso. Ah, quindi hai avuto un calo di pressione, che ne so. Una sorta di collasso. E sì, praticamente quasi in vetta mi sono dovuto fermare. Ok, ma se ti può consolare, se io vado a Verduno mi si tappano le orecchie e mi inizio a sentirmi male, quindi ti lascio immaginare se ci fossi stato io lì, credo che sarei già Sì, anche perché di che altezza parliamo? Ma il punto più alto dovrebbe essere sui 2,9-2,950. Ah, però lì saremmo stati sui 2,4-2,5. Comunque sì, si vedeva già la vetta. Una bella altezza. Beh, sì, direi di sì. Mi è dispiaciuto, primo per la salute e secondo perché contavo di arrivare in punta, perché dovevo accompagnare sta mula e invece la mula mi ha abbandonato. Comunque tutto è bene, ciò che finisce bene. Tu sei qui, sì, esatto, a raccontarci cosa. Ti vediamo in splendida forma, sì. E quindi E invece secondo me Giacomo è stato soltanto un malessere. Sì, Giacomo, che è qui con noi, esatto. Era colui che trainava le mule e trainava Giacomo sicuro. A un certo punto ha preso la mula in spalla. Brava. Okay, si è preso la mula in spalla con i pali e ha camminato verso la vetta così. Brava, perché alla brava. Fine la mula guarda Giacomo e gli dice: no, senti, non ce la posso fare. Ecco. Gli ha detto: ma non c'è problema, ma ti carico sulle spalle, ma andiamo. E Giacomo ha guardato la mula e gli ha detto: sei proprio una vaca. Perché e fai niente, sei proprio una vaca. L'ha presa sulle spalle e l'ha portata su. Io ero lì, loro non mi hanno visto, ma io ero lì. Assolutamente. Beh, comunque c'è un nostro, diciamo pure amico, che sì? Effettivamente si è preso un palo in spalla da solo e se l'è portato praticamente fino in vetta. Mamma mia. Sì. Sostanzialmente il sentiero è un anello, noi abbiamo fatto una metà e lui ha fatto l'altra metà col palo in spalla, è arrivato in punta. E tranquillamente. Mi dici il peso e l'altezza di queste strutture, di questi pali? Vabbè, il palo pali? Sarà 2 metri e 20. 2 metri e mezzo. Più o meno. Ragazzi, ha camminato per un'oretta. 8x8 e il peso sarà una quindicina di chili. Quindicina di chili, così. Sì. In scioltezza, 15 chili così in scioltezza, 3000 metri. Diciamo sopra che forse è arrivato prima lui a piedi così che noi con le mura. Vabbè. Pazienza. Dai. C'è stato questo tuo sostanziale calo di calo di pressione, per carità, può succedere. E ci descrivete un attimo quello che è il percorso, così anche per invogliare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Che cosa si riesce a vedere? È il tipico, scusate, io mi immagino questo. È la tipica, passatemi il termine, mulattiera che sale a destra, a sinistra, tipo tornante a strapiombo su una vista molto ampia? Andrea, o che sta facendo proprio così. Vabbè, io sta dicendo no con la testa. È possibile che tutto quello che io dico mi devono veramente. Allora, fai un attimo di silenzio. Andrea indica Giacomo e sì? Giacomo ci descrive il percorso. A te Giacomo, grazie. Allora, i percorsi sono differenziati, sia quello di Gioele sia quello di Carlin. Quello di Carlin, che come abbiamo detto è leggermente più lungo, va sui 19-20 km. Ok. Così abbiamo messo questa cosa di style questa per raccontare questo percorso. Ma in realtà perché me ne sto andando, ragazzi. Io la mia presenza vola via dalla. Sono sempre qui, ma non mi vedete più. Allora c'è Giacomo che vuole parlare, fai silenzio. Prego. E quindi abbiamo detto che più o meno come lunghezza d'anello è sui 19-20 km, con un dislivello di 1530 metri. La precisione anche dei 30 metri, ma sono quelli che alla fine esatto. Perché sono già tanti 1500, però ci aggiungici 30, che poi magari sono 31, perché uno dice abbiamo fatto 30 e facciamo 31. E io non vado in montagna per questi 30 metri, no, è troppo. Forse 1500 sarei andato, ma 30 metri di più no. Non che va. Poi gli esperti hanno definito come tempo di percorrenza 8 ore. Otto ore? Lì è molto soggettivo, perché
8 ore, esatto, cioè per magari una persona allenata, una che comunque persona allenata mediamente che... in forma, ecco. Indicano Mario a proposito di persona allenata. Sì, poi torneremo a parlare con lui perché io voglio sapere. Comunque Mario sì, si vede che è molto in forma, perché quello che mi è parso di capire è che lui cammina, è un camminatore in montagna, ma è anche un podista. Sì, 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 sì. Ma dopo ci facciamo spiegare anche la sua passione per la marcia, la maratona e quant'altro. Adesso ascoltiamo. Comunque, già, tornando a Mario, come sì, tempistiche, sicuramente lui in 5-6 ore riesce a completare tutto l'anello. Voilà. Mamma mia. E bravo Mario. Esatto. E bravo Mario. E quindi DJ Emanuele, lanciamo il prossimo brano così. Sì, a caso. Andiamo. Non è proprio a caso. Siamo anche qui negli anni 90. Precisamente, se la memoria non mi inganna, nel 1998. Direi di sì. 1998. Ci loro sono loro. Elio e le storie tese. Born to be Abramo. Resta con me, signore, la sera. Resta con me e avremo la pace. Fammi impazzire, fammi penare, la notte mai più scenderà. Ti porteremo i nostri fratelli, li porteremo lungo le strade. Vita, la vita mia, non m'importa non passate, non m'importa chi da muta per le vie del mondo, Signor. Non m'importa non passate, non m'importa chi da muta, resta con me.
to be Abramo, Elio e le storie tese. Io non posso fare a meno di sorridere quando c'è un pezzo degli Elio e le storie tese, perché rappresentano innanzitutto gli anni 90, perché loro sono usciti nel 1990, anzi il primo album in realtà era dell'89, e ringrazio te Sara che hai scelto questo pezzo straordinario, questo grande pezzo. Ma in realtà molti brani di Elio e le storie tese sono dei pezzi memorabili, tipo Studentessi, così tipo Studentessi, così è perfetto. Ringrazio anche il DJ Emanuele che sta attuando modifiche sull'audio e sull'ascolto per quanto riguarda me in cuffia. Torniamo con i nostri ospiti, siete con Brasso di 90, dai microfoni di Radio Brown The Rocks abbiamo Andrea e Giacomo che ci stanno raccontando la realizzazione del loro percorso in montagna, precisamente in quel della Val Maira, giusto? E ci stavano raccontando quanto è stato sostanzialmente. Sì? Bene, bene, vado avanti io. Mangia pure. Mangia, mangia. Il bagno in fondo a sinistra, Sara, tranquilla. Daniela. Daniela è stata carinissima. Come tu invece non sai fare, è stata molto carina e ha portato un pacco di torcetti. Ma io, ecco, i torcetti invece te li darei, ma in un altro senso. Ma perché sei proprio, guarda, uno screanzato. Sei un grezzo. Screanzato, mamma mia. Uno scostumato. Beh, comunque continua pure a parlare. Io mi mangio il mio torcetto. Allora, abbiamo parlato di quella che è stata la realizzazione. Mi avete detto l'altitudine. Tu, Giacomo, mi hai spiegato molto bene nella precisione quella che è l'altitudine. E sono convinto che questa cosa abbia cementato anche l'amicizia tra di voi. Perché sicuramente è così, vero Giacomo? Sicuramente già c'era prima, ma si è rafforzata ancora di più, sempre per dire, con la storia delle pizze. Però comunque in montagna andiamo sovente, specialmente sul sentiero di Carrin, che era già quello più che esisteva già, sovente andiamo. Poi abbiamo posto anche l'anno successivo una targa nelle vicinanze dove era accaduto il fatto, e tutti gli anni nel mese di luglio facciamo una camminata più o meno a metà luglio, per arrivare alla targa, e un nostro amico prepara sempre una rosa in lamiera e gliela portiamo tutti gli anni. E io era proprio lì che volevo e quest'anno arrivare. In occasione dell'inaugurazione del sentiero, il 25 luglio, siamo andati su con un bel gruppo, una sessantina di persone, dell'associazione, amici e tutto. Abbiamo ripercorso fino a quella targa, non tutto il sentiero, perché diciamo che era un po' impossibile. Comunque siamo andati fino alla targa, siamo tornati giù, abbiamo fatto una preghiera, una messa. Bellissimo. In uno spiazzo verso Prato Ciorliero, per chi conosce la Valle Maira di cosa sto parlando. No, cioè per me proprio, io non so niente, cioè per me sono le cronache di Narnia. Cioè io proprio sono dei boss che io proprio sono qui con gli occhi spalancati e dico ma. Invece il DJ Emanuele è prontissimo, lui conosce tutti questi posti. Sì, vero? Sì, anche io come lei sono proprio un amante della montagna. No, quindi il prossimo anno per no, allora ragazzi, c'è da dire, noi arriviamo per le pizze. Allora, cioè, io allora sono molto più propenso al mare, la montagna mi piace, però non so, cioè, quando arrivo in quei posti in alto sarà una sensazione, questo silenzio che non siamo abituati ad ascoltare, scusate, ascoltare insieme, però comunque c'è molta diversità. Lo simoro, esatto. E mi, no, a delle volte mi crea un po' di Io invece mi immagino sempre il camminatore, piuttosto, ma assolutamente neofita come potrei essere io, che arriva in quota 2000-2002, anche perché io questa cosa l'ho fatta, perché sono andato, per voi che conoscete la montagna, io sono andato al rifugio sopra Alagna Valsesia all'altezza 2002, e poi abbiamo cenato lì, Capodanno 2007 credo fosse, una delle esperienze più belle della vita. Perché? Perché dopo cena di Capodanno, ciaspole, casco con la luce, e siamo scesi lungo il percorso. Difatti io stavo finendo in una scarpata, ma quella è un'altra storia. E come prima cosa, una volta arrivato su ai 2002, dopo aver aspirato a pieni polmoni l'aria,
dico, senti che aria straordinaria, ho preso una sigaretta e l'ho accesa. E quindi, quindi sono... ha rovinato tutta la poesia. Quindi sono veramente il, come dire, il, l'appassionato di montagna peggiore che si possa trovare. Adesso congediamo i nostri amici Andrea e Giacomo e li ringraziamo per la presenza qui a esatto, Radio Brown The Rocks. Esatto, li congediamo ai nostri, dai, dai microfoni, in realtà esatto. Loro continuano a stare qui con noi e appunto arriverà un nuovo ospite a continuare a parlare di questa splendida iniziativa, a parlare delle avventure e delle disavventure che hanno avuto a creare questi, questi sentieri. Yes. E, loro amanti della montagna, noi amanti appunto di tutto quello che è il rituale che magari ne consegue. Intanto ci ascoltiamo il prossimo pezzo, Stop the Rock. The groovy. Apollo 440, 17:20 sabato 6 novembre 2021. Ragazzi, mi dicono qua dalla regia che io sto gridando troppo, quindi parlo più piano, vero Sara? Va bene così? Così va molto meglio. Dice Emanuele, va bene così? Ora così ti trovo perfetto. Così va molto meglio, perché ti era proprio un po' preso, non sì? So, sembravi un po' Vanna Marchi, cioè proprio, tipo... Allora, d'accordo? Questa crema, va bene, mi togli la cellulite e me la regalo. Me ne comprate due vasetti, me ne regalo uno, signore, d'accordo? O potrei essere il baffo, ti ricordi gli anni 90? Il baffo. Il baffo che però gli mancava. Che vedeva gli swatch finti, queste televendite, ragazzi, magnetiche. Le collane di perle. Wow, e poi c'era uno su tutti, il venditore di gioielli. Amici! Va.
che poi vabbè è stato ripreso, straordinario quel, è stato ripreso dai fichi d'India, dei fichi d'India, dei ecco fichi, non mi ricordo più. Voi mi stava venendo Cugini di Campagna. il signor Baracco, perché quell'uomo lì si chiamava Baracco. Salutiamo il signor Baracco, che sicuramente salutiamo il signor Baracco, salutiamo anche Vanna Marchi, così ovunque, ovunque lei sia, lei e le sue creme. E ma torniamo a bomba a noi, perché qui accanto a te è arrivato un nuovo ospite. Bene, bene, bene. Stiamo andando a rotazione con gli ospiti, gli ospiti e i creatori di questo sentiero, il sentiero di Carlin, che stiamo parlando quest'oggi, sabato 6 novembre 2021. Abbiamo Renzo con noi, alla quale do il benvenuto ai microfoni di Radio Banda Rocks. Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Ciao Renzo. Ciao Renzo. Ciao. Anche a te chiedo qual era il tuo rapporto con Carlin. Il mio rapporto con Carlin era come gli altri, innanzitutto di lavoro. Ok. L'ho conosciuto sul lavoro. E dicendola tutta, lui la prima passeggiata in montagna l'ha fatta con noi. Ah, wow. Ha chiesto un giorno: posso venire con voi a camminare in montagna? Ma sì, certo. Ma vieni, ma sì. E come mi devo attrezzare? Perché non aveva ancora... proprio agli esordi, proprio quindi. Agli esordi. Ok. Ma che carino, detto, cosa mi porta? Basta che hai un paio di scarponi, uno zaino, degli indumenti per cambiarsi, sì, una borraccia e farina. E tanta buona volontà. Si è comprato tutto, alla domenica è venuto pure lui. Wow. E da lì è iniziato. E correva l'anno? Non so dire, ma 2000, prima del 2000, prima del 2000, prima del 2000. Già, okay. Molto prima. Ok. E di lì ha continuato a venire con noi, poi si è aggregato a altri amici, ha iniziato ad alzare sempre di più l'asticella. Oltre, non gli bastava più il rifugio, il colle, sì, sì, è andato in cima alle vette, poi le ferrate. Insomma, è il percorso è iniziato sostanzialmente, siete stati gli iniziatori del suo noi percorso. Noi ci siamo fermati ai rifugi, ai colli. Anche perché è piacevole farsi lo sbattimento per poi arrivare al rifugio. Per poi andare a mangiare al rifugio. Ecco, io le poche volte che sono andata a camminare mi ricordo appunto la polenta, il rifugio, piuttosto che tutto quello che si mangia, non rifugi. Abbiamo il fisico. E poi so che abbiamo... ti hanno portata giù Sara con l'elicottero, perché le mule, c'erano le mule, cioè, le mule che di cui parlavamo mangiare, prima, esatto, no, mangiare hanno, bere, mi hanno caricato praticamente sul dorso di una mula e così hanno detto vai, le è andata una pacca così sulle alla mula e ha detto vai, porta la via. Pensavo a te, molto bene. Abbiamo di nuovo ai microfoni anche Mario, alla quale durante uno dei brani, prima Mario, mi hai detto che c'è la possibilità di aiutare queste associazioni. Ci vuoi parlare di ciò che mi hai detto prima? Vuoi dirlo anche ai microfoni di Radio Banda Rocks, in modo che tutti coloro che ci stanno ascoltando lo possano sapere? Allora, il discorso è questo: l'associazione La Libertà Oltre la Breccia, alla quale noi aderiamo, è stata riconosciuta a livello regionale, sì, come associazione onlus, cioè non a fini di lucro, per cui è possibile dare dei contributi a questa associazione sia con delle donazioni che possono essere poi dedotte fiscalmente, quindi okay, se ne può avere un beneficio fiscale, oppure sottoscrivendo il 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi o del modello 730. Bene. E questo lo possono fare tutti quelli che hanno un lavoro, che percepiscono il 730. Diciamo che queste donazioni serviranno per realizzare quelli che sono gli obiettivi dell'associazione, che sono da una parte quello di promuovere la conoscenza della montagna, soprattutto nei giovani, nei ragazzi, in modo da farla conoscere, da farla avvicinare alla montagna. Ad esempio, 3 anni fa sono stati realizzati dei campi scuola a cui hanno partecipato una ventina di ragazzi, proprio per dei ragazzi delle medie, magari ragazzi che non erano mai stati in montagna, hanno passato alcuni giorni tutti assieme in Valmaira, proprio alle sorgenti del Maira, per avvicinarli e per farli conoscere la montagna. Altri, e quindi si proseguirà in questa direzione. E altro progetto che è in cantiere è quello della realizzazione di un bivacco dedicato a Gioele e a Carlin, per il quale stiamo attendendo che la regione dia il parere necessari, favorevole, okay, per diciamo la realizzazione del progetto.
Benissimo, bellissimo, bellissimo. Io sono... E quindi, ragazzi, allora, una mano sul cuore, una mano sul portafoglio. Esatto. Un piccolo contributo, dove lo possono... Un piccolo contributo, dove lo possono dare i nostri ascoltatori se decidono di poterlo fare? Allora, se su internet si cerca l'associazione Onlus, la libertà oltre la breccia, sì, si trovano tutte le indicazioni necessarie. Bene. Con l'IBAN e, diciamo, il conto corrente al quale si può versare. Mi piace molto, non so a te Sara, ma sono convinto di sì, che sia un percorso formativo quello che ci ha appena esposto Mario, che riguarda i bambini, perché credo che la passione della montagna, avendo anche un carissimo amico che come se fosse per me un fratello, appassionato di montagna anche egli, spessissimo l'ho sentito parlare, e la passione va coltivata fin da bambini. Certamente. Da piccoli si ha anche una visione del mondo più larga e meno inquinata. Certo. Da tante cose che poi negli anni e nell'età poi comunque ci sono delle contaminazioni sulla vita che comunque tutti noi abbiamo, che ti riportano poi a quello che era il tuo passato, ed è bellissima questa cosa. Vero, sei rapita da quello che sto dicendo, Sara? No, sì, incredibilmente hai detto una cosa saggia. Incredibilmente, infatti lo sottolinea anche il DJ Emanuele. Sono d'accordo con te, sì, è giusto portare insegnare, educare, farli conoscere. Educare i bambini ad avvicinarsi a questo spettacolare mondo, a questo, certo, mondo pieno di colori, di profumi, di esperienze, avventure, quindi sì, e poi intanto comunque si fa dello sport, si fa attività fisica, attività fisica, certo, importantissimo, perché comunque tu insieme a un hobby, una passione, comunque fai anche un po' di movimento, che ci sta sempre bene. Yes.
Elvis, The Pelvis in the Memphis, Burning Love, 17:31 sabato cioè Burning Love veramente l'hai detto come Peppino di Capo. No, Burning Love, Love. Come Nicola Di Bari. Nicola Di Bari. Burning Love. Burning Love. Burning Love. Burning Love. Le 17:31 sembra Peppino di Bari, sembra. Mamma mia, la Brunetta dei ricchi e poveri di arriva. Le 17:32 stava 6 novembre 2021. Allora abbiamo i nostri ospiti dell'associazione Amici di Amici di Carlin. Stavamo parlando con Renzo, alla quale chiedo se hai partecipato anche tu, e sono sicuro di sì, attivamente alla costruzione del percorso. Ce ne vuoi parlare? Certo, tutte le volte c'ero pure io. C'eri anche tu, sei stato braccio e mente. Sia alle varie assemblee e le tante pizze. Quelle non mancano anche mai. Lì, eh? Non mancano mai. Quelle, no? Non mancano mai. Quelle non mancano e non mancheranno. Ma meno male, ma viva il Dio. Certo. Cioè, uno fa anche quello per la convivialità di mangiare insieme. Appunto, la pizza, che può essere pane e salame, che può essere la tuma, cioè, voglio dire. Tutto. Mette tante altre cose. E da quel lato lì sono molto ferrato. Ecco, io anche. Vabbè. Io sono più ferrata appunto su tume e salami, sì. Che su ferrate, dislivelli. Allora, abbiamo visto che ci sono in cantiere dei progetti molto 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 belli, tra i quali appunto quello che ci parlava Mario prima, ma io sono anche curioso di sapere se sono progetti di convivialità proprio in questo bivacco, piuttosto che magari, fatemi dire, dico per dire, a metà del percorso, una volta alla fine del percorso, ci saranno delle occasioni che voi pubblicizzerete sicuramente su un sito apposito? Senz'altro, se ne avremo modo lo faremo sapere. C'è un sito, Mario? Allora, attualmente noi come associazione di Carlin non abbiamo un sito. Ok. Però il sito c'è per l'associazione La Libertà Oltre la Breccia, alla quale noi aderiamo, e si sta iniziando, perché un percorso all'inizio, a promuoverlo proprio con questi obiettivi, per farlo conoscere e avere la possibilità di avere l'aiuto di chi vuole magari partecipare a questo progetto. E quindi ci sarà sicuramente un'occasione per poter andare a mangiare, fatemi dire, in quota. Certamente. Festeggiando tutto il vostro lavoro, che ragazzi, cioè io mi sto solo immaginando. Pandemia permettendo, perché se gli ultimi 2 anni ci sono tutte le eventuali restrizioni. Chiaro. Le tante e dei divieti, cosa che ci ha fatto ritardare. Certo, si è intranciato un pochettino il percorso. Sicuramente, questa è stata una cosa che ha colpito, ahimè, anche noi come radio, ma tutto il mondo. Certo. Quindi speriamo che possa concludersi nel migliore dei modi. Ricordo una cosa, voglio ricordare una cosa molto particolare. A me è stato donato il quadratino di laminato con il logo dell'associazione Amici di Carlin, che è stato appunto stato realizzato dall'Abet Laminati. È una cosa tanto semplice quanto di cuore, secondo il mio punto di vista. È veramente bello, quindi vi ringrazio a microfoni aperti, come volevo fare, per questo dono che mi porterò a casa. Ve lo dico, mi porterò a casa. Ne aspettiamo un altro da lasciare qui in radio, e sicuramente Daniela, senz'altro, su questo mi potrà beh sì, così lo mettiamo aiutare. In radio, assolutamente, a ricordo di questa bellissima giornata, intanto, che vorremmo, e poi anche appunto di Carlin e di tutti coloro che gli volevano bene, che vorremmo replicare. Quindi vi chiediamo davvero di cuore di poter tornare, ti chiediamo, Mario, di poter essere di nuovo qui con noi da qui a quando vorrete, per magari pubblicizzare qualunque cosa vorrete fare, ecco. Va bene, io accetto volentieri il vostro invito, dico che mi sembra potrebbe essere opportuno in quell'occasione far intervenire anche Massimo Dutto. Certo. E almeno lui, che è il presidente dell'associazione La Libertà Oltre la Breccia, io gli hanno già parlato, lui mi ha detto che è d'accordo, per cui quando ci metteremo d'accordo, se deciderà, potrà essere opportuno magari verso la primavera per diciamo così dare delle indicazioni precise sul sentiero, perché è un sentiero che si presta a fare soprattutto nei mesi estivi. Certo. Diciamo che d'ora in avanti adesso credo si possa ancora fare,
però teniamo conto che arriviamo sul colle di Lenciausa a 2730 metri e quindi sicuramente si troverà già della neve adesso, sì. E si troverà soprattutto in futuro. Le condizioni andando avanti col tempo in questi mesi saranno proibitive? No, però diciamo che se nevica, e speriamo che nevichi tanto, c'è la possibilità di farlo con gli sci. Ah. Uno può fare dello sci alpinismo, è vero, può fare vero. Dei bellissimi percorsi, ma che nevichi tanto, no, speriamo in che montagna. Perché io ed Emanuel ci siamo guardati veramente col così, terrore, visto, col terrore no, negli occhi. No. Io stavo auspicando la neve per poter andare a fare lo sci alpinismo. Ma deve su a 2000, 2005, 2006. Vedi un discorso di un vero appassionato rispetto a un discorso come me, come te Sara. Io quando c'è un centimetro di neve sono già io anche nel panico, io proprio nel panico. Comunque, si può fare sia dello sci alpinismo, sia si possono fare delle bellissime camminate, sì, con le ciaspole, certo, per chi non ama sciare. E quindi diciamo che non è che non si possa andare, però è una fruizione diversa dell'ambiente montano, diciamo. Quindi chiaro, speriamo di poterci andare in questo modo. Chiaro. Mentre invece per camminare si potrà fare della primavera prossima in poi. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, insomma, vi abbiamo dato un'infarinatura su quello che è l'associazione degli amici di Carlin. Mandiamo ancora un po' di buona musica. Sono le 17.38 di sabato 6 novembre 2021. La nostra diretta va avanti fino alle 18. Ci ascoltiamo il prossimo pezzo di quest'oggi, poi torniamo insieme per ritornare con gli altri ospiti e poi chiudere per un attimo tutti insieme questo appuntamento. Giusto, Sara? Giusto. E adesso ci ascoltiamo appunto The Time Is Now, Monaco. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. Time is upon us, over the night is yours.
17.42, sabato 6 novembre 2021, la diretta di Brasso i 90 dai microfoni di Radio Brown The Rocks. Ragazzi, stiamo discorrendo in maniera molto conviviale con i nostri ospiti dell'associazione Amici di Carlin, che sono venuti a trovarci, ma torneranno. Io sono riuscito a strappare questa promessa a Mario, a Renzo, ad Andrea, a Daniela, a tutti quelli che sono qui con noi, che si stanno avvicendando ai microfoni. Lascio un attimo la parola a Sara perché ha una cosa da comunicarci. Allora no, io volevo semplicemente salutarvi, salutare tutti i nostri ospiti, veramente sì. Vi abbraccio tutti in modo così virtuale da lontano. Daniela mi sta mandando i baci, grazie anche per i dolcetti buonissimi. E chiedo scusa agli ascoltatori, ma mi devo assentare prima, quindi Marco, cioè proprio stavolta il microfono è proprio tutto tuo. Ce l'ho fatta. Cioè sei felice di ce questo. L'ho fatta, ragazzi, finalmente era ora, cioè tutto tuo, ragazzi. Cioè per un quarto d'ora, per l'ultimo quarto, tu avrai il tuo quarto d'ora di notorietà. Come diceva Andy Warhol, anche io avrò il mio quarto d'ora. Bene, quindi non voglio rubare altro spazio ai nostri ospiti perché devono ancora raccontare delle cose. Renzo ci stava raccontando delle cose interessantissime. Bene, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo sabato e state tuned su Radio Bra on the Rocks. Ciao Sara, grazie. Ciao. Ciao. Allora noi andiamo avanti, adesso il DJ Emanuel che ha 40 vocaboli, poi sono finiti. Oggi ne ho usati anche meno. Oggi ne ho usati meno, quindi gli altri che ti avanzano puoi usarli in questo quarto d'ora che ci distanzia dalle 18 per chiudere la diretta con Renzo e con Mario, alla quale chiedo di riassumere così con una frase o un paio di parole quello che è stato la vostra esperienza per quanto riguarda la vostra esperienza per quanto riguarda la creazione di questo percorso, che è nata da una cosa spiacevole che però ha creato grande aggregazione ed è quindi stato la chiave di volta di quello che è stata anche la vostra amicizia. Sicuramente c'è un c'è una frase che ti piace pensare e che magari accomuna tutti quanti voi, perché io so che c'è, l'ho vista scritta nei fogli che mi avete dato. Me la volete spiegare? Mi volete dare la vostra interpretazione di questa frase? Riuscire ad arrivare alla fine e completare il tutto. Bravo. Il lavoro è proprio quello. L'abbiamo iniziato, esatto. Lo stiamo facendo. Adesso dovremmo cercare di riuscire a portare a termine il tutto. È proprio quello che volevo sentirvi dire, e anche che mi avete portato a pensare con le vostre parole. Intanto è tornata Daniela, alla quale do nuovamente il benvenuto, ha preso il posto di Sara. Daniela, ciao. E per te invece tutta questa storia, diciamo così, senza usare il neologismo adatto, lo so, però come si può riassumere? C'è una frase, ci sono una parola, due parole, tre parole, vuoi riassumerla in un da un fatto così triste, sia per quanto riguarda Carlo che per quanto riguarda Gioele, è nata una grandissima cosa, una grandissima amicizia e continuerà negli anni sicuramente. Come sì, secondo me almeno per quello che penso, l'esplicativo di tutta questa associazione, di tutto questo lavoro che è stato fatto, sta proprio nel nome dell'associazione, la libertà oltre la breccia, cosa che dà libertà di, non lo so, di ricordare, di fare, di proporsi ad un gruppo di persone che si ritrovano, ed è forse soprattutto dopo questo periodo di pandemia una cosa meravigliosa di potersi ritrovare. Lo apprezziamo sicuramente di più come questione aggregante. Assolutamente. E per te Mario? Ma direi più o meno le stesse cose. Chiaramente quello che mi fa molto piacere è che mi sembra che si realizzi quelle parole, quel detto di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè che nessuno muore veramente finché vive in chi resta. E mi sembra che quando noi ci vediamo per mangiare la pizza, per fare due chiacchiere, quando
parliamo e ci troviamo, andiamo in montagna a camminare eccetera, Carlin sia con noi. E questo secondo me, almeno io lo sento ogni tanto, mi sembra vicino, ecco, che lui partecipi, so che parteciperebbe a una cosa tipo questa, sarebbe certo, stato certo. Sicuramente avrebbe partecipato molto bene. E questo mi sembra in questo modo che lui continui un po' ad esserci con noi, e questo secondo me è la cosa migliore. E la vostra è una presenza che cammina a fianco a voi, con noi. È una presenza che cammina a fianco a voi, con i vostri discorsi, con i vostri pensieri e con i vostri obiettivi. Certamente. Che avete realizzato fino adesso, come dicevi tu, certo. Tutti quanti sostanzialmente continuerete nella stessa direzione per cercare di avere un completamento che non sarà mai, però secondo me, che secondo me non sarà mai completo. Sarà sempre un continuare ad andare avanti, perché poi si farà qualcosa. Quello che conta secondo me non è dove arrivi, ma è il camminare, è l'andare avanti in quella direzione. Esatto. Adesso ci ascoltiamo King Kong e Mano Negra. Questa Brasso di 90. With a good ass fever, beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head. Tweets and trust to the boogie line. Tweets and trust to the boogie line. Tweets and trust to the boogie line. King Kong song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a bit of a song, a buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive with a King Kong fight, through the King Kong jive on the Gabonet boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head like a bomb dong. The boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker. Burning up with a good ass feel. To the beat, a beat of a song, buzzing in my head, head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head like a bomb dong. A beat of a song, a buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head like a bomb dong. Now we're standing alive with a King Kong fire. King Kong drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong fire. King Kong drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a playing like a chicken under the coconut tree. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat. Beat of a song, a buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat. King Kong 5. Manu ciao. Manu, ciao, Manu, ciao, 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 Manu, ciao, 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 ciao. Mano Negra, Mano Negra. Poi sarà Manu ciao. Bene, bene. 17:50, ragazzi, siamo quasi ai saluti, giusto? Siamo quasi ai saluti. Sara l'abbiamo persa no. In realtà è andata via un attimo prima, perché aveva delle cose sue, lei è una donna, c'ha le sue cose da fare, sabato pomeriggio, shopping, no, in realtà doveva recarsi a una premiazione, ma sarà con noi la prossima settimana. Una manciata di minuti quindi a finire la puntata di sabato 6 novembre 2021. Un ringraziamento grandissimo ai nostri amici, gli amici di Carlin, ci hanno spiegato in questo pomeriggio quello che è stato innanzitutto un evento negativo, che poi si è tramutato in una grande amicizia, lavoro insieme, progetti per il futuro. Quindi insomma, nessuno muore realmente se resta sempre con te nel cuore e negli intenti. Io credo che la puntata di quest'oggi si possa riassumere con questa frase che non sono stato neanche così capacissimo a dire, perché è una cosa che tocca anche me, questa scomparsa, che però abbiamo cercato di dare il risalto giusto, il risalto dovuto, pensando al futuro e non al passato, pensando a quello che è stato, ok, ma con l'intento positivo di quello che sarà.
Quindi io voglio ringraziare il DJ Emanuele che è stato alla parte tecnica quest'oggi, parlando poco. Eh beh, ma quando ci sono tante persone comunque è inutile intervenire se non si ha da argomentare. Io poi sulla montagna sono proprio a zero, quindi... Però dobbiamo andare, dovremmo andare veramente una volta in montagna. Ma no, vabbè, voglio dire, ogni tanto in montagna ci l'invito, va. L'invito è di partecipare. Assolutamente, no. Ma difatti l'idea è quella di innanzitutto tornare, certo. E tornare ad avervi come ospiti nel ringraziarvi per essere stati qui con noi. E che altro? Quindi io inizierei con una carrellata di saluti, che ahimè non è straordinaria perché non mi piacciono gli elenchi, però ringrazio Daniela che sei stata con noi, fai ancora un saluto, dai. Io voglio ringraziare Marco per questa opportunità che ci ha dato, che è stata veramente bellissima, un'esperienza fichissima. Grazie. Sì, mi sono divertita un sacco, tutta la settimana che ho un'ansia a palla e invece è stata meravigliosa. E ringrazio Sara che non c'è più, ma Marco sicuramente gli riporterà i nostri, certo, ringraziamenti, certo. E anche il DJ Manuel, sono persone meravigliose che ci danno una mano anche nei nostri progetti. Grazie ancora. Mario? Grazie di tutto. Dicevo prima con Daniela che ero curioso soprattutto di vedere come viene fatto un programma radio, non mi era mai capitato, e parteciparci direttamente dall'interno è stata una cosa molto interessante di cui vi ringrazio molto. Grazie a voi. Anch'io vi aggrego i saluti, devo solo ringraziare voi, grazie di tutto. Grazie mille. Poi abbiamo ancora gli altri due partecipanti che si sono fatti un po' più in là, dall'altra parte del vetro, che sono Giacomo e Andrea, che non intervengono in questo istante per motivi di Covid, di presenza nello studio, perché ci sta, è giusto che sia così, ancora per qualche tempo sarà così, speriamo poco. Andiamo con il prossimo pezzo di quest'oggi, ragazzi, ci ascoltiamo dagli anni 90, ovviamente, come è giusto che sia, per una trasmissione che si chiama Brasso di 90, 90, esatto, un pezzo straordinario dei Subsonica, cioè Il cielo su Torino. 17:54, questa Brasso di 90, si va. Thank you.
Subsonica, il cielo su Torino, le 17.58, sabato 6 novembre 2021. La diretta di Brasso di 90 dai microfoni di Radio Brando e Rocks. Siamo in chiusura, ragazzi. DJ Emanuele, dove sei? Guardi così. Sono guardi qui in giro. Scruto l'orizzonte. Bravo, ma guardi anche, come dire, davanti a te quello che c'è, sia sotto di te per quanto riguarda la tastiera, i pulsanti da schiacciare, tutto quanto, che anche tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi e che voglio assolutamente ringraziare, alla quale strappo, e ho già strappato, ma lo rifaccio, la promessa di tornare quando ci sarà qualcosa. Adesso ci sono i microfoni Daniela e Mario, quindi mi raccomando, quando ci sarà qualcosa che vorrete promozionare, qualunque cosa sia, vi fate vivi con noi in radio, ci seguite sulla pagina, la nostra pagina di Brasso di 90 che abbiamo su Facebook, che gestisce Sara, io lascio fare a lei, e quindi mi raccomando, quando volete tornare vi lascio ancora salutare e chiudere per un secondo se volete. Mario, va bene, grazie dell'invito, penso che sicuramente torneremo, non solo noi, magari anche Massimo Dutto e gli altri dell'associazione, vi aspettiamo e vi ringraziamo ancora. Daniela, grazie ancora a tutti quanti, è stato bellissimo, 2 ore sono volate, pensavo di dover contare i minuti, in realtà è un attimo, sono le 18. Grazie mille, buona serata a tutti. Allora, sono le 18, come ha giustamente detto Daniela. Io ringrazio il DJ Emanuele che è stato alla parte tecnica, Sara che è dovuta scappare un attimo prima, ma la prossima settimana tranquilli ci sarà. Noi torniamo la prossima settimana sempre dalle 16 alle 18, sempre dai microfoni di Radio Brando Rocks con Bra sui 90, quindi l'appuntamento è per la prossima settimana. Alla prossima settimana, ragazzi. Ciao! 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 Ciao, ciao! To the face and fading light. Oh, we'll find together.
Radio Brown the Rose. La tua radio.